Ciao a tutti, affrontiamo ancora una volta un argomento estremamente importante e molto interessante, che è quello della mira. Perché lo affrontiamo ancora una volta? Perché sempre di più la strategia di mira che vedo e a cui mi fanno sempre molte domande è sempre una strategia, ahimè, sbagliata. Nell'arco nudo non possiamo fare come con l'arco olimpico e l'arco compound, possiamo piazzare la punta della freccia o comunque il punto di mira, il punto che noi prendiamo per organizzare e strategicamente portare avanti la mira nel punto da colpire, cercare di tenerlo fermo e cercare di non muoverlo. O peggio, andare in ancoraggio e poi, una volta che siamo in ancoraggio, andare a cercare la collimazione. Questo, ahimè, non è la strategia giusta. Non dico che non si possa fare, ma non è la strategia giusta, perché una volta raggiunto l'ancoraggio dobbiamo preoccuparci di affinare l'equilibrio dinamico, di affinare gli allineamenti, di affinare le forze di spinta e trazione sul piano verticale, affinché il tiro sia ripetitivo, affinché il tiro sia pulito, affinché il tiro sia performante. Non è la mira che fa la performance. Allora, detto questo, non partiamo con la punta nel centro, non cerchiamo di mantenerla nel centro, se no perdiamo tutte le catene cinetiche, tutto quello che noi vogliamo che sia continuo, dinamico, muscolarmente. Quindi, qual è la strategia migliore? La strategia migliore è quella di non preoccuparsi troppo di dove è la punta della freccia. Allora, mi dicono che sì, facciamo così, e poi però quando siamo in ancoraggio e cerchiamo di allinearci, quindi quando siamo in ancoraggio e cerchiamo di allinearci, per test, per provare, provo a chiudere un occhio per vedere dove è la punta della freccia, e la punta della freccia è nel 2 basso. Benissimo. L'importante è che sia per tutte le frecce sempre nel 2 basso. Non è mica sbagliato avere la punta della freccia nel 2 basso, basta che sia sempre nel 2 basso. Cambiamo distanza, andiamo a 50 metri, proviamo a tirare, facciamo tutto regolarmente, tutta la danza, tutto quello che abbiamo preso in strategia, proviamo a chiudere un occhio e ci troviamo con la punta nel 3 basso. Benissimo, basta che tutte le frecce vengano tirate col 3 basso. D'altronde ci facciamo i nostri string in modo adeguato e di conseguenza tutte le frecce andranno nel centro, non c'è dubbio su questo. L'importante è che noi, una volta raggiunto l'ancoraggio, non andiamo a cercare la collimazione per poi tirare. Non lo dobbiamo fare, è sbagliato, ci porterà innanzitutto a non essere performanti. Due, ci porterà sicuramente a un'anticipazione del gesto. Ma allora cosa dobbiamo fare per non anticipare? Benissimo, l'abbiamo detto mille volte, guardiamo il giallo. Ora io, se guardo la mia punta, è in alto, in cima al paglione. Perché la faccio partire lì? La faccio partire lì perché quando andrò in ancoraggio la freccia sarà nel centro. Benissimo, curerò il mio allineamento e la freccia parte. Uno basso, due basso, non è importante dove è la punta della freccia. Certo che ci addestriamo a partire in modo tale che una volta raggiunto l'ancoraggio la punta della freccia sia sotto il giallo, tiriamo, è molto più facile,
certo che dobbiamo fare attenzione alla differenza fra guardare e vedere. Noi guardiamo, quindi poniamo l'attenzione principale sul centro del bersaglio e vediamo la punta della freccia. Dove ci conviene vederla la punta della freccia? Ci conviene vederla o sotto il giallo. Perché sotto il giallo? Perché così vediamo bene il giallo. Se ce l'abbiamo sopra non vediamo bene il giallo. La teniamo lì, non dobbiamo collimare. Oppure a lato del giallo, per gli arcieri destri, sulla destra, sfocata, grande, non la dobbiamo mettere a fuoco. Benissimo, partiamo, arriviamo in ancoraggio, facciamo la nostra azione, guardiamo il centro del bersaglio, la punta della freccia è sotto il giallo e rilasciamo. Curiamo il tiro, dobbiamo curare il tiro, non la mira. Dobbiamo curare il tiro, non la mira. È sbagliato, è estremamente sbagliato partire nel giallo, mantenere il giallo e poi lasciare la freccia. Arriveremo ad anticipare. Noi dobbiamo, e lo stesso è sbagliatissimo, è estremamente sbagliato, andare in ancoraggio, siamo sotto e andiamo a cercare il giallo. Perdiamo coordinazione, non va bene. Cosa dobbiamo fare? Una volta raggiunto l'ancoraggio, dobbiamo cercare gli allineamenti, cercare l'equilibrio dinamico. Lo vediamo, partiamo. Ok, guardo solo il centro del bersaglio, spinta e trazione, occhi chiusi, parto. Una buona idea è quella, ad esempio, di, anziché guardare la punta ai primi tempi, per eliminare questo fatto di guardare la punta, possiamo guardare il bottone o il rest. Quindi parto in alto, poi guardo il bottone, benissimo, guardo il bottone, ora sposto l'attenzione sul giallo e rilascio. Non importa, l'importante è distogliere lo sguardo dalla punta della freccia. Lo sguardo non la dobbiamo guardare, la dobbiamo vedere. La dobbiamo vedere sempre nello stesso punto. Qual è il punto migliore per vederla? Sotto il giallo, a lato del giallo. È la condizione migliore. Ma la nostra attenzione conscia e subconscia dovrà essere sul tiro, sull'azione di tiro, sull'equilibrio dinamico. Non dobbiamo collimare. La collimazione non è una buona strategia, sarà la propriocezione, sarà la nostra mente, il nostro subconscio che farà sì, con l'allenamento, di avere una collimazione mentale, una collimazione subconscia. Lo vediamo ancora una volta. Ok, provate, scrivetemi nei commenti se non riuscite, scrivete nei commenti cosa fate di solito, io vi rispondo di sicuro. Ok? Grazie a tutti.